Amici di TIC Web TV, benvenuti a questo ennesimo appuntamento di TIC on the road. E oggi un evento veramente eccezionale, particolare, come direbbe qualcuno che vedrete tra poco, che spacca di brutto. Ci troviamo allo chalet del Moia, proprio qui alle nostre spalle il lago Sirio, e qui con noi Diego Manconi, benvenuto. Ciao a tutti, grazie TIC Web per essere qui a sostenere la cultura. Tra l'altro vi ringrazio perché siete gli unici giornalisti, insieme al video di Gabri Ferrero da Los Angeles, che ci contattano per venire loro. Cioè, di solito devi sempre stare lì a scrivere. Invece Desi mi ha mandato un messaggio: ma si fa? Certo che si fa. Come un nostro caro amico questa mattina mi ha scritto, siete sempre sul pezzo, quindi non potevamo non essere sul pezzo anche per questo avvio di 16ª edizione del Miscela Rock Festival. Quando si può si deve, insomma, si dice, no? Sempre. Allora Diego, 16 anni di passione, 16 anni di questo Miscela che porti avanti mettendoci tutto il cuore, anche magari con sacrifici, quindi come sta andando? Allora, portiamo avanti perché siamo io, Eric Calvo, che è il presidente dell'Associazione Culturale Miscela, e Cristina Pieretti, che diciamo siamo i tre fondatori. Ci è venuta insieme questa idea 16 anni fa perché sono morti due nostri amici in un tragico incidente stradale sullo stradone di Ivrea. All'epoca tutti suonavamo e niente, si è pensato di ricordarli facendo musica, quindi abbiamo raccolto tutti i nostri strumenti, chi un amplificatore, chi la batteria, chi l'amplificatore del basso, insomma abbiamo raccolto un po' di band, e a Romano siamo partiti con una maratona rock di 8 ore che cadeva sempre la prima domenica di settembre. Poi le cose, il nostro obiettivo era di farlo sempre meglio, di raggiungere sempre più cuori, e per varie vicissitudini adesso siamo in un posto che secondo me è il top, perché l'area, la green area dello stadio del Canoa lungo la Dora di Ivrea, è anche il posto più ventilato, senza le zanzare, le persone, le band che suonano sul palco vedono, suonano guardando un panorama incredibile, e hanno anche così la possibilità di fare alcuni scatti che in altri posti e in altri concerti non sarebbero possibili. Il Miscela Rock Festival sarà il 29 e 30 giugno, quindi venerdì e sabato prossimo, e siamo qui appunto per sostenere non solo noi come evento, ma in questo caso la vostra web TV TIC, che io ringrazio veramente dal cuore, ci dà una mano per renderci più visibili, per lanciare di più il nostro messaggio. Ricordo che siamo un evento gratuito, non costa nulla venire a fare un giro, e ci sono delle persone splendide che sono lì per fare al meglio i cibi, c'è un ottimo servizio bar, quindi food and beverage, e c'è molta felicità, ci sono bambini, famiglie, qualsiasi tipo di attività, insomma ci sono anche delle attività molto particolari che adesso poi durante l'intervista racconteremo. Ecco Diego, ricordiamo infatti che il Miscela è reso possibile grazie a una moltitudine di persone, una vera e propria macchina culturale che si muovve attorno al Miscela, quindi rende possibile questo evento così bello da tanti anni. Certo, io ricordo infatti che non è che siamo solo io, Eric e Cristina, ci mancherebbe, staremmo già impazzendo. Ricordo anche che c'è Ombretta che si occupa del marketing e quindi ci aiuta con molta professionalità lì dove si può a raccogliere i soldi dai bandi istituzionali e non solo istituzionali. C'è sempre stato Santiago che si occupa del palco, il palco ha sempre girato come un orologio svizzero. Io durante un anno vedo veramente tanti concerti, ma che le band abbiano un timer sul palco che gli dà il tempo e tutto veramente gira alla perfezione, di questo posso solo dire grazie a Daniele Santiago Trogolo, che è incredibile, sempre col sorriso, sempre col suo fascino e la tranquillità, ma il palco va che un orologio, e questa è, anche in questa cosa penso che ci siamo molto impegnati, e per questo le band ci differenziano dagli altri eventi, a cui nulla voglio togliere, ci mancherebbe. Ecco, poi Diego, tanti stand anche che ci saranno durante la giornata, tanti anche di artigiani, anche locali, quindi fate muovere un po' l'economia anche. Certo, allora la nostra filosofia è che dal momento che si riescono ad avere i permessi per occupare degli spazi, che senso ha non dare il proprio spazio e la propria visibilità ad altre persone che credono nella cultura, perché comunque ricordiamo che il lavoro artigiano
sta quasi scomparendo, e in realtà per comprare delle cose standard e banali che tutti indossano, che tutti vestono, fatte da robot, preferiamo ospitare in degli stand delle persone che invece con le loro mani, con delle materie prime magari anche ricercate, rare, a volte l'argento, a volte sono dei sassi, non me ne intendo, quindi non voglio dire cose errate, ma producono delle cose incredibili, di una bellezza. Il fascino del miscele è proprio fare anche quel giro intorno a queste bancarelle che colorano l'ambiente, ma poi prego alle persone che vengono, visto che l'evento è gratuito, di fermarsi un attimino ad osservare quello che fanno, e se hanno qualche soldino magari di investirlo per fare qualche regalo, perché si può comprare una collanina a luglio, in questo caso a giugno, quindi il 29 e il 30 di giugno, e regalarla poi a Natale, che non vedo quale sia il problema. Non coglietela questa occasione. E poi Diego, ricordiamo che, e questo è proprio nello spirito dell'animo del miscela, tante cose fatte con materiali di riciclo, perché il miscela è anche bio, ecologico, insomma. Certo, allora noi siamo passati da essere un evento certificato ad impatto zero grazie a LifeGate, che faceva alcuni tipi di calcoli che erano la produzione del CO2, quindi il nostro debito con l'ambiente, e tutto quello che facevamo per l'ambiente, quindi il nostro credito, tipo la raccolta differenziata, il plastic free, adesso non me ne vengono in mente altri, il car sharing, il fatto che su internet si rendesse virale il fatto che magari ci fosse una stazione vicina al posto, quindi di non usare la macchina, di non venire da soli in macchina ma di venire con più persone. Tutte queste cose generavano dei crediti. Nonostante generassero dei crediti, eravamo comunque sempre in debito, e quindi era un costo. Cioè, riuscire a fare le cose che aiutano la natura è un costo esagerato. Io infatti prego le istituzioni, anche da questo punto di vista, di oltre che sostenere la cultura, anche sostenere la cultura che sta a un occhio di riguardo all'ambiente. Cioè, noi che ci impegniamo tanto non possiamo spendere meno se inquiniamo. Io non, ancora oggi non ne capisco il senso. Comunque, visto che il costo della certificazione era un costo importante, abbiamo deciso di mantenere la stessa linea, quindi abbiamo sempre lo stesso identico debito con la natura, ma invece che investire i soldi, quei soldi che erano tanti, per la piantumazione di alberi chissà dove, abbiamo deciso di avere un occhio di riguardo anche per l'inquinamento acustico. Visto che siamo in una città, è importante che le persone che vogliono riposare lo possano fare. Ovviamente succederà dalla mezzanotte in poi, magari l'anno prossimo doneremo anche i tappi per le orecchie se a qualcuno diamo fastidio, ma è tutto quello che possiamo fare al momento. Infatti l'invenzione che ci è venuta insieme, e queste sono le follie in quei momenti che ti prendi bene, perché il presobenismo è ciò che ci circonda, è una parola che abbiamo, il mantra, ricordiamolo, del miscela. Il mantra del miscela, noi siamo ragazzi presi bene, cerchiamo di diffondere il verbo del presobenismo, perché in un periodo così antisociale, anche mi viene da dire. Poi io sono anche criticato perché uso tanto Facebook, che odio, ma io lo uso come mezzo Facebook, so di essere cintura nera di Facebook, ma lo uso per scopi benefici, quindi non ne vedo il problema. Poi se qualcuno dà fastidio possono anche togliermi dalla pagina, e ne approfitto per dirlo, così se la smettono anche di stalkerarmi. Abbiamo deciso appunto di fare questa DJ Battle, che è una cosa straordinaria. Le persone che ci sono venute, sono sicuro torneranno, e ce ne saranno sempre di più. È gratuita, grazie al gruppo di imprenditori di BNI, capitolo Eporedia. Sono un insieme di imprenditori che si impegnano appunto per riuscire a far sì che la rete di imprese aumenti, in questo caso nel canavese, e grazie a loro tutte le persone potranno godere dell'utilizzo di queste cuffie gratuitamente, solo depositando un documento, come quando si affitta una bicicletta o un motorino. Torniamo in quello che è il Silent Event. Sì, Silent Event si chiama DJ Battle perché in realtà ci saranno 3 DJ sul palco in contemporanea. Le cuffie hanno 3 canali che si possono cambiare, cioè ognuno può cambiarsene per conto suo. Hanno 3 colori, mi sembra di ricordare, verde, rosso e blu. Cambiando canale si cambia genere, perché i 3 DJ fanno 3 generi differenti, quindi vedete persone che balleranno così, altre che balleranno così, insomma è anche divertente, un po' da filmare. E se Tic può venire gliene saremo grati, perché questa è una chicca che secondo me va ripresa. E niente, si scontreranno per 2 ore a cannone proprio.
una mazzata dietro l'altra, le persone possono alzare, abbassare il volume e cambiare canale. Alla fine dell'evento, quindi verso le 2 qualcosa, ma mi sembra di aver capito tra le 2, non ricordo bene gli orari perché ho una memoria breve, comunque tutte le persone si toglieranno le cuffie e sceglieranno il colore che rappresenta il DJ che hanno preferito, alzeranno il braccio e la piazza, il parterre sarà illuminato del colore che assegnerà poi la vittoria. Quindi facciamo finta, il verde illumina di più il, diciamo, l'area, il plateatico, e vincerà il DJ che avrà la console di colore verde. Questo succede per il secondo anno. L'anno scorso hanno vinto i ragazzi di HB, ricordo Zizi e Gianlu, che sono, hanno tantissima notorietà dalle nostre parti, sono eccezionali. Si sono scontrati tra le altre cose con DJ tipo Datte di Stefani, insomma c'era comunque dei nomi, insomma nomi. Abbiamo comunque, diamo opportunità anche ai ragazzini talentuosi, non si tratta del nome, non è, certo, non è quello l'importante, perché poi le persone hanno dei gusti, ognuno del proprio genere, quindi anche se un DJ è più bravo di un altro, ma l'altro fa rock e l'altro no, il rockettaro, quindi insomma non è, è una competizione positiva, io voglio ricordarlo, non, che è tutto positivo quello che succede intorno a noi. Anche questo fatto di illuminare, di colorare nel silenzio più assoluto, senza disturbare nessuno, un posto meraviglioso come lo stadio del Canoa, che è già una green area di per sé, e ci dà molte soddisfazioni. Io mi auguro che il tempo sia come oggi, ma lo sarà, secondo me sarà anche meglio. Farà... ogni anno voi vi raccomandate direttamente con l'Altissimo, tra l'altro, perché trovate sempre bel tempo. Ma in realtà non è, in realtà non è proprio così, non, ci sono sempre state per qualche minuto delle difficoltà, perché poi però l'anno scorso si è verificato, noi lo ricordiamo, un evento veramente straordinario. Ne volevo parlare, io stasera andrò a farmelo tatuare, con un appuntamento col tatuatore, perché è da segnare. Guardalo, Diego, è da segnare. Allora, noi abbiamo un ragazzo all'interno dello staff che lavora con uno studio di meteorologia, penso si dica, che dava, mi sembra, una probabilità del 96-97% di pioggia proprio dove eravamo noi, questo con un satellite militare, non ricordo bene, comunque un satellite molto, che, diciamo, di quelli importanti. Quindi ci siamo, non dico presi male perché non ci succede, però la presa bene stava un po' calando. Ha piovuto tutto intorno a noi, se non che a un certo punto un ragazzo è corso da me, un ragazzo che fa i cocktail per il Jamaica Pub, non ricordo bene il suo nome adesso, comunque anche lui ha molta notorietà, è quello con la barba, Mario, vedi, è più famoso di tutti quanti noi messi insieme. E noi siamo sempre sul pezzo. Voi siete sempre a bere, diverso. E niente, mi chiama, fa uno scatto incredibile, infatti lo scatto che trovate sui social, comunque che abbiamo pubblicato eccetera, è suo, quella foto è sua, ma è arrivata Sara del Giamaica con le lacrime agli occhi, perché Chiki, uno dei due ragazzi, Ivan e Chiki sono i due ragazzi che ricordiamo, uno dei due ragazzi scomparsi era proprio suo cugino primo, e cadevano due arcobaleni sopra il nostro palco, dietro il nostro palco, che è già una cosa che ha delle probabilità incredibili, e non fece neanche una goccia d'acqua. Quindi questo, sì, ma guarda, ormai io ci sono abituato perché ho segni tutti i giorni e mi vengono a cuore i brividi, guarda, ce l'ho detto anch'io, non è che succede sempre, però questa è una cosa molto importante per noi, perché nel frattempo sono successe, un segno, erano con voi, insomma, sono sì, sempre con sì, voi. certo, però come si dice, c'è sempre San Tommaso, no? Che se non vede non crede, e questi segni, per carità, io non voglio che le persone debbano credere in qualcosa perché due arcobaleni possono capitare per caso. Beh, non per noi, questo ci tengo a dirlo, infatti me lo tatuo stasera. Bene, allora ritorniamo al festival e gli appuntamenti. Allora, il primissimo appuntamento che aprirà questa 16ª edizione del Miscela Rock Festival, venerdì. Allora ricordiamo che ha del particolare, perché si tratta di una band che ha iniziato a suonare quando erano giovanissimi, dei ragazzini, adesso sono diversamente giovani, diciamo così, sì, no? Tu hai usato un altro termine, ma io non lo ripeto. Per le altre cose è un componente, tu non lo sai, era pure il tuo ex
ragazzo. Sì, no, lo so. Questo lo taglieremo poi. No, non si taglia niente, ragazzi, mi raccomando. Che chiaramente. Vabbè, è una ragazzina, sì, che c'entra. Che si sono riuniti già qualche anno fa, un paio d'anni fa, mi pare, sì, per suonare in un altro evento qui del Cavagnasco. Pure al Tavagnasco Rock. Al Tavagnasco Rock. Tu sei la presentatrice del Tavagnasco Rock, tra l'altro. Ok. Io sono un tuo fan. Perfetto, grazie. No, e sono un fan di Tic. In primis sono un fan di Desi, perché ci conosciamo da ragazzini, perché il suo ex ragazzo. Occhio cosa dici, Diego, non si possono dire. No, è un mio carissimissimissimo amico con cui diciamo abbiamo fatto cose divertenti, che lo voglio salutare, Enrico. Sì, comunque loro sono i Descadena. Si riuniscono, dicevamo, appunto per la seconda volta, fanno questa reunion proprio per il Miscela Rock Festival. Mi sembra di dire, allora, sì, si riuniscono per il Miscela e si riuniscono, cioè, avevano suonato già il Miscela 14 anni fa, quindi è una reunion che ha una distanza di 14 anni. In realtà sì, 2 anni fa si erano già riuniti per il Tavagnasco Rock, non credo si siano riuniti per altri eventi, però magari mi sbaglio, mi sembra di ricordare che sia la seconda reunion. Questo ci rende molto onorati, perché i Descadena, ragazzi, cioè ci sono delle, c'è un mio compagno di banco degli elementari, lo voglio citare, Luca Motoros, figlio di Bruno, che è il tastierista, cioè ci sono delle cose che vanno al di là della musica. Adesso non è magari interessante stare ad ascoltarle, però venite a vedere Descadena, perché anche se non volete ballerete, ragazzi, cioè non si può star fermi con loro. Senza ombra di dubbio, ci sarà da divertirsi, questo è bene specificarlo. Certo. E si parte preso benissimi. Sì, io sono preso bene già da qualche tempo, devo essere sincero, però sta salendo, sto prendendo dei depressivi per calmare la cosa, sto prendendo la dopamina per scherzo, ovviamente. Allora, poi si ripartirà, quindi, o meglio, non ci si fermerà, perché venerdì e poi sabato, e anche quest'anno noi abbiamo il nostro mito, scusa, non possiamo non citarlo, Sebi Sebastian Rock, tuo figlio che è 8 anni, ma già è, diciamo, appassionato di musica, insomma, sta crescendo bene, ragazzi. Allora, sabato voglio dire una cosa su sabato, perché quest'anno la differenza rispetto agli altri anni è che il Michelin Rock Festival sarà venerdì sera e sabato a partire dal mattino fino alla notte, quindi non faremo la domenica, purtroppo con le nuove leggi sulla sicurezza e tutta una serie di problematiche che si legano poi ai costi, non ci saremmo stati dentro. Il Michelin quest'anno riusciremo a farlo per miracolo grazie alla donazione del palco e dell'area stand Food and Beverage degli Arancieri Mercenari, che voglio ringraziare. Ringrazio Guido, ringrazio Vera, ringrazio il presidente Paolo, che sarà anche tra le altre cose uno dei 3 DJ sul palco, perché senza loro il Miscela comunque non avrebbe potuto essere di nuovo con questa forma in questo posto. Avremmo dovuto purtroppo farlo chissà in un padiglione, piuttosto che in maniera molto più piccola e più easy, che non cambia, voglio dire, noi dobbiamo ricordare 2 persone, non c'entra quanto siamo grandi e neanche quanti siamo, c'entra quali siamo fondamentalmente, e c'entra che ci siamo e penso che ci saremo sempre. Poi se non ci fossero i soldini lo faremo all'oratorio di Romano, piuttosto che, non lo so, lo scopriremo solo vivendo. Ma comunque grazie ai Mercenari è possibile rifarlo per il 3° anno consecutivo lì, con un palco di tutto rispetto, un bel palco, il palco, non so se avete visto quello che si utilizza proprio, che utilizzano proprio durante il carnevale di Ivrea, è uno stand importante, mi sembra lungo circa 12 metri, dove riusciremo praticamente a far stare la cassa, la cucina, il bar. No, voglio dire grazie di cuore, non solo a loro 3, per l'amor di Dio, ma loro hanno raccolto chi si doveva, hanno penso tutti detto volentieri, in maniera volenterosa di sì, anche perché Eric, il nostro presidente, lui proprio in primis si presta ai Mercenari, diciamo realizzando quello che sono i concerti del carnevale dei Mercenari, che sono sempre stati un grandissimo successo, devo dire solo grazie a lui. Noi diamo una mano, insomma, parliamo più che altro per bere e fare un po' di sicurezza, ma lui invece veramente si sbatte in tutto e per tutto, e lo scambio è che loro cucinano per noi,
noi da anni, sono i migliori anche del Carnevale di Ivrea a fare il mangiare, perlomeno per quelli che ho assaggiato, e noi in cambio come associazione culturale ci occupiamo della musica per loro, e questo è un bello scambio culturale. Penso che la cultura, voglio dire una cosa importante, e non la metto tra virgolette, questa la sottolineo. Le istituzioni, che si chiamano istituzioni e sono un'istituzione, dovrebbero, secondo me, non parlo di nessuno in particolare, non sono di nessun colore, a me non importa, io credo nelle persone, credo nell'individuo, cominciare a pensare che anche la cultura è un'istituzione. Ed è forse l'istituzione, una delle istituzioni più importanti, perché dove non c'è la cultura le cose vanno male. Cioè, i paesi che soffrono di questa mancanza sono i paesi dove c'è il più alto tasso di mortalità, la fame, le malattie. Cioè, se non si sostiene la cultura, se non si permette alla gente di ascoltare la musica, di leggere i libri, di andare nelle biblioteche, non si investono dei soldi in questo, ma soldi importanti, cioè non il 5 per 1000 del budget di un comune, perché fa ridere. Cioè, capisco fossimo a Roma o fossimo a Milano alla sfilata della moda, che invece dei soldi chissà per quale motivo escono come se non ci fosse un domani, ma sì, noi siamo piccolini, non abbiamo persone famose sul palco, non possiamo permettercele, non sto dicendo questo, è giusto che si investa, magari abbiano più visibilità altri rispetto a noi, ma noi facciamo un lavoro duro tutto l'anno, cioè siamo pochi, siamo onesti, paghiamo sberle di tasse incredibili, siamo un'associazione non a scopo di lucro, delle cifre che non, adesso non ho i dati dietro, ma non importa, comunque credetemi, sono cifre. I festival stanno chiudendo, un festival qua sopra che a Verano, bellissimo, voglio ricordarlo, a Night Like This, quest'anno non potrà, per questi motivi, fare il suo sesto anno, mi sembra, adesso non ricordo. Cioè, far 16 anni di consecutivi un evento come il nostro sta cominciando a diventare pesante. Noi abbiamo anche famiglie, dobbiamo anche guardare i nostri figli, insomma, non è che abbiamo bisogno di aiuto, oltre che di aiuto di tutti i volontari che ci aiutano e ci salvano in questo, cioè abbiamo bisogno di aiuto vero. Cioè, se siamo una realtà che da 16 anni dimostra che c'è la qualità sul palco, la qualità nel cibo, diamo lo spazio a chi non conosciamo purché sia una persona credibile. Quest'anno addirittura ci sarà una ragazza, Barbara, che al mattino farà in cuffia la ginnastica, la pump, il pump silent, o silent, il silent pump, adesso sono emozionato, e le persone potranno mettere la cuffia e fare ginnastica, quindi attività fisica, quindi c'è anche il concept della salute. Cioè, voglio dire, ce n'è da raccontare, però non voglio dire troppo, perché sennò poi le persone non vengono. Se racconto tutto, allora, se volete informarvi sul programma, per l'amor di Dio, scaricatevi gratuitamente la nostra app, che si chiama Michele Rock Festival, su Facebook stesso modo, Michele Rock Festival, su internet stesso modo, www.michelerockfestival.it, ci siamo su Instagram, insomma siamo un po' dappertutto, proprio perché ha senso che una persona da Roma possa capire quello che facciamo. Le band arrivano da tutta Italia, negli anni sono arrivate dalla Grecia, dalla Francia, insomma un po' da ogni parte anche d'Europa, e per questo voglio ringraziare Angelo Betassa e Rose, che hanno un'associazione tipo la nostra, che fanno anche loro radio così come facciamo noi, però lo fanno in Francia, lo fanno addirittura in FM, anche loro sostengono come noi la cultura e sono dei miscelari veri, quindi voglio ringraziare anche loro, perché hanno portato sempre delle band incredibili della Francia. Adesso non so se quest'anno ci saranno di nuovo, perché non di quella cosa lì non me ne occupo, io non guardo, non seguo neanche tanto le band che suonano, perché ci pensa Eric e non c'è alcun bisogno di ascoltare, e lo scoprirò dal live come suono. No, in realtà abbiamo fatto una puntata radiofonica martedì insieme ad Eric su Parlapà, siamo una web radio, ci trovate su www.radiospazioivrea.it, la puntata era la puntata del Miscela, che è stata dedicata a due persone scomparse che voglio salutare, Lemmy e Fattina, Davide Mariotti e Giacolone Roberta. Abbiamo fatto anche un minuto di casino per farci sentire, perché secondo noi è un'ingiustizia, quindi era giusto farci sentire,
è stato un momento emozionante, è stato molto bello. Noi anche con la radio, grazie sempre alla nostra associazione, siamo riusciti a vincere un bando con cui abbiamo aperto questa radio. Abbiamo un presidente che è Luigi Piatti, che ci sostiene tutto e per tutto, per l'esterne, per il palinsesto, insomma, per il sito internet. Cerchiamo anche di essere virali, quindi perlomeno a me mi consentono di andare in diretta Facebook, anche se ho un linguaggio un po' colorito, e la radio è una radio più che altro istituzionale, ma voglio sottolineare che anche la cultura e la musica secondo me sono un'istituzione, quindi il linguaggio colorito è il linguaggio che tutte le persone hanno tutti i giorni, è inutile cambiarlo in un'ora di radio. Dal mio punto di vista, credo nella mia trasmissione, insieme a me c'è Carla Vairetto e Daniele Schirò, hanno anche loro due trasmissioni, Dark in the Space della Dark Lady, che Carla, e Classic Rock Stories di Dani Rock. Io rispetto a loro sono un principiante, io ho cominciato a fare lo speaker l'anno scorso, compiamo un anno al Miscela, la prima puntata radiofonica è stata fatta al Miscela dello scorso anno. Noi forse abbiamo fatto qualcosa con la macchinina lo scorso anno, era due anni fa con le macchine elettriche, abbiamo fatto una competition, poi magari la pubblicheremo, e niente, che vi devo dire ragazzi, venite a trovarci venerdì e sabato. Cioè, venerdì parte a che ora esattamente? Venerdì parte mi sembra alle 21. Ci saranno dei gruppi che aprono i Descadena, gli Descadena suonano headliner, sì, suonerà anche mio figlio Sebi Sebastian Rock, il suo nome d'arte, ha 8 anni, è il quinto anno che suona, non posso dire quale pezzo fa perché ovviamente non si dice, ma è un pezzo importante. E Diego, non svegliamo niente di più perché è importante, bene, che certo, la gente venga al Miscela, quindi questo, dillo tu, spiegagli un bel messaggio questo per la cultura. Speriamo veramente che le istituzioni sempre di più abbiano attenzione a tutti quelli che fanno cultura in qualsiasi forma, perché è molto importante questo, e quindi con l'appuntamento a venerdì 29 giugno intorno alle 21 più o meno, ma potete arrivare anche secondo prima. Secondo me arrivate prima, che così mangiate qualcosa di buono e vi fate qualche birra, che è meglio vedere il concerto presi bene, insomma, un po' frizzanti. E poi di continuo un no stop, diciamo così, rimangono lì, piazzano qualche tenda. Si possono mettere tende gratuitamente, tra le altre cose voglio dire, chi ha intenzione di sbevacchiare un pochettino è meglio che non si metta al volante, questo è importante, è importantissimo, quindi c'è l'opportunità di montare la tenda e continuare a bere ancora, perché se sei lì sei tranquillo, abbiamo la sicurezza, siamo vicini alla Croce Rossa, non è che voglio portare male, però ci tengo a dirlo così sono tutti più tranquilli. Bevete consapevolmente, meglio, sì, più che altro non guidate, che dovete bere, ecco, questo perché questo è il nostro messaggio, che è più rock, però sì, c'è la possibilità per chi viene da un po' di state, ma io dico sempre ragazzi, anche se arrivate da 10 km e avete bevacchiato, non sono pochi 10 km, esatto, può succedere di tutto. Piazzate la tenda, che è la parte più divertente di Miscela, quindi per me arrivare alle 8, mangiare qualcosa, conoscersi, scambiare due parole, se arrivate proprio alle 9 poi siamo un po' presi, siamo tutti di corsa, ci vedete un po' così, che in realtà noi siamo sociali e vedete un po' prima, insomma. Sabato invece dal mattino c'è questa attività di ginnastica, c'è un'altra attività bellissima, chiedo scusa perché in questo momento non ricordo il nome. Diego, ma non dobbiamo svelare troppo, perché la gente deve venire al Miscela. Comunque è una cosa per bambini, così come quella che dicevi prima del materiale riciclato, di riciclina, che i bambini potranno costruire strumenti musicali. È un invito alle famiglie, non preoccupatevi che pensiamo anche ai vostri bimbi, i bimbi vengono lì, sono con persone sicure, giocano, si divertono, customizzano. Tanti laboratori, sì, customizzano del materiale di riciclo, ovviamente lavato, pulito, lo colorano, mettono gli adesivi, lo personalizzano e diventano strumenti musicali che rimangono a loro, diventano gadget propri e pezzi unici, quindi parliamo di artigianato musicale fatto da parte dei bambini. I loro genitori possono tranquillamente ubriacarsi al bar, c'è chi li guarda, insomma. Bene, allora con questo messaggio importante relativamente alla cultura e ritornando su quello che sono importanti nella società, i bambini fondamentali, abbinati anche al riciclo dei materiali, quindi tutta una serie di messaggi importanti con questo preso benismo. L'appuntamento è per venerdì 29 giugno e poi sabato 30 giugno, non mancate per questa 16ª edizione al Miscela Rock Festival. Voglio ringraziare TicWeb, ci tengo molto,
siete delle persone speciali, vabbè, al di là del rapporto di amicizia, ma siete molto professionali e quello che fate lo rispetto, sta cosa di on the road mi piace un sacco e io sono molto on the road, quindi capisco le difficoltà, la fatica e il sudore che c'è ad essere on the road, specie con sto caldo o con sta pioggia, con sta neve o con sto vento. Siete, vi ammiro, vi rispetto, non lo dico, non faccio le marchettate mai, lo dico perché è così, siete stati, ripeto, siete stati voi a cercare noi, ovviamente noi abbiamo detto sì perché cogliamo, sappiamo quanto è pulita e profonda la, diciamo quanto è pulito e profondo l'impegno che ci mettete, e quindi vi ringrazio, spero di vedervi al Miscela Rock Festival e... Diego, facciamo un altro brindisi di chiusura. Certo, cheers. In. Rock and roll.